c'è qualcuno che dice di andare a lavorare, di andare a pescare, andare a prendere le triglie, i calamari, eccetera, eccetera. Sì, sarebbe una buona cosa, che il tempo è bello, ma come facciamo noi a lasciare le nostre famiglie da sole quando siamo in pieno Maghreb? Manca il cammello e il dattero e poi la visione è quella. Barca trova 55-60 persone. I soldi, chi te li ha dato i soldi? Io non soldi. E chi è uscito soldi? Io non dono soldi a persone, per mantenere la barca. Okay? Perché chi c'è fa, chi condottiere la barca, sì, mio fratello. Io arrivo a Lampedusa. Suo fratello si piglia la responsabilità, dici fallo. Gratuito. Fallo chianare che ti do io i soldi dopo. Dove vai io? Francia. Dove io? Vai? Francese. Francia. Troppo problema. C'è da fare parare. Ma ora chiusa, bene lì. Ora finito. Male, finito bene lì. Ora finito. Finito bene lì. Sì. Bene lì finito, parte a Saudia. Mentino tunisino trova mafiosa ben lì. Ah, ci sono chi ti danno il penale, io la comandano, capisci? Fa pagare, fa il male. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Andiamo a vedere. Molto grazie a tutti gli anni. Ciao. Peschiera maravigliosa. Vedi, vado a fare questo. Sono questi picciotti. Meno male. Stiamo bene. Come fai? Siamo noi in carcere, io mi sento in carcere, figurati i dolori. C'è il continente, non ci sono le strutture, il continente. Invece guarda caso Lampedusa può accogliere tutta la Tunisia, il continente no e Lampedusa sì. Ieri un tunisino mi ha detto una cosa che magari dice che i soldati in mezzo alle campagne, disse di Benalì, sparavano, dice lasciarono morti in mezzo alle campagne, scapparono. Ma così mi disse. Ecco. Ciao ragazzi, come va? Ciao a tutti. Guarda lì, davanti alla porta, puoi vedere i gente dove dormono. Dormono per strada, la ghiaccio. Per strada, dormono lì. Lì, sul corridoio. Lì, guarda i gente dove dormono. Da adesso. Sì. In questa stanza cosa sarà? 6 metri per 5, 30 metri quadrati. Quante persone è detto che dormono? 22 persone. Venite tutti dalla Tunisia, ragazzi? Perché sei partito? Perché hai lasciato la Tunisia? Perché non c'è niente che è stabile. Però non ce l'abbiamo. Per noi europei, no? Abbiamo detto, cavoli, è stato scacciato Ben Ali, la libertà per il popolo tunisino. Difficile pensare che poi così tanti giovani se ne vogliono andare. No, perché non c'è lavoro. Non c'è lavoro. Non c'è lavoro. Adesso chi è che comanda? Perché partono qui? Perché partono? Se c'è lavoro, perché partono? Infatti. Hanno partito perché non c'è lavoro. E questo è la stessa ragione. Per tutti quanti che sono qui. Video. Tu vai. Beh, a me la è stata.
Grazie!